Allora, buonasera, grazie come sempre di essere qui in tanti per queste nostre lezioni. Questa è la 40esima lezione, avete una pazienza da Giobbe. Allora, stasera abbiamo una serata leggermente diversa dalle altre. Quello che è con noi è un fotografo italiano, completamente italiano, che ha però trovato fortuna in America, sfidando un po' il gigante, nel senso che, come sapete, quasi tutti i fotografi italiani e americani che vengono in Italia lavorano, anche se conoscono poco, diciamo, i rudimenti della fotografia. E invece lui ha fatto il cammino opposto, è andato là, ha avuto una brillante carriera e credo che anche per i giovani sia interessante sapere come, come dire, come, con quale coraggio un giovane italiano. A che età sei partito, Luca? A 30 anni decide di, come dire, trasferirsi negli Stati Uniti, dove sapete la competizione è durissima, e ha ottenuto successo, non perdendo assolutamente la sua straordinaria italianità, diciamo, le sue capacità di fotografo italiano, la sua cultura. E allora, vi lascio Cristina. Vi lascio al racconto della sua straordinaria carriera. Presenta. Buonasera a tutti, io sono Chiara Oltolini, in realtà sono un po' emozionata perché... Grazie. Perché devo presentare Luca Babini e per farlo al meglio prendo in prestito una frase che lui ripete spesso. Io non mi sono mai sentito un fotografo. Perché Luca è un performer, è un artista o come amo definirlo io, è un po' una rockstar delle immagini. E basta un po' sbirciare il suo curriculum per rendersene conto. Video musicali, documentari in 16 mm, spot televisivi e programmi TV che hanno fatto veramente la storia della televisione americana. E poi certamente anche le fotografie. Solo che anche in questo caso lui riesce a fuggire da ogni specializzazione. Perché abbraccia diversi generi fotografici, è ritrattista, è fotografo di moda, è fotografo socioambientalista, quindi un po' nel suo portfolio è molto normale trovare sia Sharon Stone con dei ritratti meravigliosi e pluripremiati e le collaborazioni con l'UNICEF in Sierra Leone o in Libano. Come ha detto Giovanni poco fa, lui nel 1988 lascia la sua Genova e un po' come un moderno Cristoforo Colombo punta dritto all'America. In realtà nella valigia ha già la macchina fotografica, ma l'America non è un punto d'arrivo, perché lui si mette a girare il mondo e documenta ovviamente fotograficamente qualunque terra scopra. Quindi la prima domanda che vorrei farti è: totale miglia percorse, perché so che sono parecchie, e seconda domanda, quante foto hai scattato fino a qui a questo punto? È un esame di matematica. Allora, innanzitutto grazie all'AFIP e a Giovanni Gasser, il suo presidente. L'Italia ha sempre avuto bisogno di infrastrutture per sostenere gli artisti, soprattutto quelli giovani, e questa è una cosa meravigliosa. Grazie a tutti gli amici che sono venuti, siete tutti amici, per cui. milioni di miglia. Qualcosa di più, negli ultimi 10 anni, e ho fatto i compiti, pensavo di più, 219.000 scatti, poca roba, calcolando 20 foto al giorno per 30 anni. Non ho voglia di lavorare. Sì, no, lui li fa in un giorno 219.000 scatti, per cui sì. Come sei caduto nelle braccia della fotografia? Come ti ha conquistato? Per caso, in realtà tu hai detto non mi sento fotografo, mi sento storyteller, conta storie, che in italiano vuol dire bugiardo anche, ma canta storie, nel senso che mi piace raccontare delle storie che poi le debba raccontare con le foto, i video, la scrittura, la parola, va tutto bene. E nella fotografia in particolare ci sono caduto per caso. Perché stavo facendo la fame lavorando come coreografo e filmmaker sperimentale e un mio amico mi disse: guarda che c'è un fotografo a Milano che sta cercando un assistente per fare le sfilate di moda. E io andai, per una storia molto lunga, però diciamo che è cominciata così, In sintesi, in sintesi, ok. molto in sintesi.
per fame, quindi ho cominciato. Quasi tutti, sì. Chi ti ha ispirato però veramente? Allora, io ho due idoli. Per il ritratto Richard Avedon e per il resto un fotografo che conoscono molto poche persone che si chiama Moshe Bracca, che è un fotografo californiano degli anni, ha cominciato negli anni 70 e faceva queste foto col flash in esterno che a me sembravano dei miracoli di tecnica e quindi sono veramente uno all'opposto dell'altro. Tu l'hai anche incontrato, mi dicevi, Richard Avedon? Sì. A un evento newyorkese, a una cena di beneficenza, una sera sono andato al tavolo assegnato, mi sono seduto e ho visto questo signore, ho visto scritto Richard Avedon e ho pensato che avessero sbagliato a sedermi, infatti continuavo a controllare che ci fosse il mio nome sul bigliettino e abbiamo cominciato a chiacchierare e dopo un po' io ovviamente speravo non mi chiedesse cosa fai, e mi vergognavo tantissimo e dopo un po' me l'ha chiesto, ho detto fotografa, fantastico eccetera eccetera, e sul ritratto mi disse una cosa strana, mi disse guarda, il ritratto non si fa sul set, si fa nelle ore che precedono il set ed è super importante che tu passi tempo con la persona che fotografi prima di fotografarla, perché così facendo la puoi studiare e puoi rubare quelle cose speciali che hanno le persone che normalmente quando vanno sul set, se non sai che ci sono, non le vai a cercare. Quindi i gesti, il modo di parlare, insomma tutta una serie di gestualità che tu prendi nota mentre studi e poi quando vai sul set praticamente la foto è fatta. Questo approccio lo tieni anche quando non si tratta di fotografare, insomma, Sharon Stone piuttosto che Sting o Ben Harper, e lo utilizzi anche quando si tratta di fare foto socioambientaliste? O è un approccio diverso? Quello lì sono io con la tartaruga nel deserto della California. In zona Cesarini. Sì, abbiamo dato. Sì, no, era un film sperimentale che ho girato, come sarebbe il mondo senza acqua. Divertente, no? Qui sono io morto sulla Volvo. Com'era la domanda? Hai lo stesso approccio anche a foto che non sono ritratti? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, proprio questa foto, che è una bottiglia su una spiaggia italiana, tra l'altro quella in Sicilia, devi sempre cercare di estetizzare in un certo modo, perché sennò se tu vai a mezzogiorno col sole a picco su una spiaggia a fotografare una montagna di rifiuti, ovviamente i rifiuti sono brutti, quindi c'è bellezza anche nell'orrore e devi trovarla. Quando hai deciso di mettere il tuo talento anche al servizio della causa sociale ambientalista, lì facevi vedere per esempio l'esperienza del Plastichi, no? Questa è la spedizione del Plastichi ideata da David Rothschild, che ha costruito un catamarano di 62 piedi, 18 metri, non so. Questa invece è Sharon Stone, di 18 piedi fatto di bottiglie di plastica, 12.000 bottiglie di plastica all'interno degli scafi, per portare all'attenzione del mondo il fatto che c'è un'isola galleggiante di plastica nel mezzo del Pacifico, grande quanto il Texas, quella è la più grande, ci sono anche nell'Atlantico, e quindi ha voluto fare questa specie di spedizione, avventura mediatica, eccetera. E quando ho deciso nel 92, perché la città di New York, io facevo solo esclusivamente moda, mi chiese di documentare il problema dei senza tetto a New York, che all'epoca erano 37.000, e quindi cominciai a fare questi ritratti, ce ne sono ancora, ce ne sono alla fine di questa slideshow, e quindi andai negli shelter, nella metropolitana, a fare questi ritratti di homeless, e sai, è una cosa che mi ha abbastanza traumatizzato, cioè non, la povertà sappiamo tutti che c'è, ma quando la tocchi con mano ti lascia. E poi dopo, incontrando questo sulla parte sociale, sulla parte ambientale, diciamo che la spedizione Plastichi è stata quella che mi ha lanciato. Ti ha dato il via, insomma. Mi ha dato il via, sì.
sì, quindi si parla del 2010. E quindi arriviamo poi a questa Lectio Magistralis che infatti abbiamo titolato Portraits of Change. Perché? Portraits of Change è una serie di lavori che sto facendo adesso e ho deciso di unire la parte ambientale e la parte ritratto. Quindi Portraits of Change è un po' una metafora per climate change. Ed è una serie, sono tre trittici dedicati a problemi dell'ambiente. Il primo si chiama Airtight and Waterless, che letteralmente sono dei termini industriali, mancanza d'aria, mancanza d'acqua, e quindi è dedicato a quello. Il terzo, il secondo li sto lavorando adesso, e si chiama la fine della bellezza, e il terzo è il regno della plastica, però Kingdom Plastic è più bello in inglese. Suona meglio. Sì. Hai già in testa l'evoluzione di questo progetto, perché in realtà dai c'è? Sì, la street art, la fissione illegale, e l'ho già cominciato a farla a New York. Spiegacelo un po' meglio, perché così è un... Sì, ma c'è anche in Italia, solo che a New York, solo che a New York è molto pericoloso farla, perché la polizia non ama né i graffittari né quelli che fanno affissioni di manifesti. In realtà è un modo di portare l'attenzione al pubblico, alle persone che camminano per strada, mandando un messaggio dal muro di una strada o da un cancello, da una porta, eccetera, cercando di non essere troppo vandali. Però a New York arrestano in 5 minuti. Invece io qua ieri sera ho fatto la mia prima affissione italiana di notte, pensavo chissà che cosa, invece tornerò. Adesso poi alla fine dello slideshow arrivano i Portraits of Change, o se vuoi, guarda. Acceleriamo. Tra l'altro non sapevo ieri notte, non mi ero reso conto di avere fatto la fissione davanti allo studio di Gaster. Per cui questa mattina sono andato a scusarmi. Allora, questo è il primo trittico sulla mancanza d'aria e d'acqua, ovviamente, non avete spiegazioni. E queste sono un esempio delle prime affissioni. Questa a Brooklyn. Questo è a Brooklyn, anche questo è Red Hook. Questo è in via Tortona. Da casa mia. No, è questo, è quello davanti. Questo è quello davanti all'ufficio di Giovanni. Perché non si può, poi ti spiego. E questo è ieri notte, mentre... Mi piacciono talmente che glieli firmerò col mio nome. Sì, poi. E questo invece ieri notte, questo è all'angolo di via Tortona. E questo è quello davanti al tuo ufficio. Poi ho messo la foto di noi due questa mattina come sì. Eccola. E l'ultima foto è una delle foto degli homeless del 92, che è molto simile alla nostra foto, giusto? Ok, continua Chiara, io cerco di ritornare dove eravamo. Sì, torniamo un po' agli inizi. Una volta mi hai detto che nei ritratti è più importante l'informazione dell'estetica, ma questo vale anche nei ritratti delle tante celeb che hai fotografato? Beh sì, certo, è quel discorso che facevamo prima. Se tu non vuoi che una celebrity... Allora, le celebrities arrivano sul set e sono preparate, nel senso che sono attori, attrici, per cui hanno quella serie di cose, espressioni, movimenti, posizioni di corpo che fanno, che ti danno, e se tu non dici niente, metti solo la luce, tu quello hai. Certo. Però quello che hai è esattamente quello che ha un altro fotografo, solo con le luci diverse, non è che cambia la celebrity. Se invece tu fai il trucchetto di Richard Avedon, vedi delle cose che non fanno parte di quella piccola serie di cose standard, e quindi o le chiedi o le cerchi. Esiste un soggetto facile e uno difficile? Esiste un fotografo bravo e uno no? La fotogenia non esiste, non so cosa ne pensi tu, insomma. È una questione, secondo me c'è sempre un modo per, come dire, per
trovare la tua interpretazione del personaggio, anche a meno che lui non blocchi la comunicazione, no? Io dico sempre che c'è seduzione in un ritratto, e ce n'è moltissima anche nei tuoi. Secondo me, non, come dire, un modo c'è sempre, magari non ci arrivi, ma c'è. Ecco, però Giovanni, per esempio, mi raccontava Luca che fotografare i ballerini classici è difficilissimo, perché è veramente saltano, una bella impresa. Perché saltano moltissimo. Certo, certo, va bene, grazie. No, fermarli, maledizione. No, no, capisco cosa vuol dire invece Luca, sì. Però, insomma, relativa, sai, dipende sempre, dipende dalle condizioni. Credo che lui abbia ragione quando dice che bisogna entrare però in uno stato di conoscenza, di empatia. Se ti metti lì nel buio con le luci e quelli balzano da tutte le parti, è difficile. Se invece, come dire, come ci è capitato, immagino anche a te, con, non so, con Roberto Ball, cioè lo conosciamo, allora fotografarlo diventa, secondo me, meno complesso. Sì, allora, ovviamente, come nella vita, ci sono delle chimiche che funzionano di più con certi personaggi e con altri no, per cui i soggetti difficili diventano difficili quando tu ti rendi conto che il tuo modo di fotografare non funziona col personaggio che hai davanti, e quello è un problema risolvibile, però risolvibile con pazienza e tempo e soprattutto con fiducia reciproca, e purtroppo oggi il tempo non c'è mai, è poco. Questa è la risposta. Poi ci sono soggetti difficili di carattere, sì, ma è un altro discorso. Cioè, spesso si lavora più a mettere il soggetto della tua fotografia a suo agio che a fare la fotografia. Ecco, qual è il momento esatto in cui decidi che effettivamente hai portato a casa lo scatto giusto e dici ce l'ho finalmente? Quando ce l'ho. Allora, attenzione, visto che abbiamo qua luminari della fotografia, ma alle volte quando ce l'ho non c'è per il committente, per cui diventa un discorso un po' complicato, nel senso che ci sono dei io faccio un ritratto e dico questo mi piace, però continuo uno, perché se sto facendo un ritratto per un committente, un giornale, ovviamente è una questione di essere professionisti, nel senso che non puoi dirgli questo è il ritratto. Poi dopo cerchi di convincerli che quello è il ritratto, ma diciamo che di base ti scatta qualcosa dentro che dice ok, ci siamo. Sempre parlando di ritratti, esiste un'etica dell'editing? Cioè fino a che punto è cosa buona e giusta photoshoppare? Anche quella è una scelta politica e filosofica. A me non piace sui ritratti levigare le persone, perché parte del ritratto è interpretare la vita della persona in quel momento. Quindi se ci sono delle rughe si possono senz'altro ammorbidire, però toglierle secondo me non ha senso. Sì, anche perché credo che questo argomento apra due questioni, no? La prima che mi viene in mente è che i soggetti davanti all'obiettivo restano loro stessi effettivamente. Ma no, la realtà, senti, la questione... chi è che era? Era Cartier-Bresson che aveva detto che che il fotografo deve essere un testimone assolutamente invisibile e non modificare la realtà. Allora io adoro Cartier-Bresson, però questa è una stronzata che ha detto. Bravo. Perché perché neanche, anche se tu sei con un telecomando nascosto dietro una roccia e hai messo una macchina nascosta, comunque hai già alterato la realtà. Allora, quello che io sostengo è ancora più radicale, cioè che la vita è movimento continuo, eterno, inarrestabile, fino alla morte, dalla nascita fino alla morte. L'interruzione del flusso costante del movimento è un'azione di forza e crea icone. Non sono fotogrammi della realtà, perché la realtà non agisce a fotogrammi, capisci? La vita non ha fotogrammi, la vita è un continuo divenire. Se tu lo interrompi, hai già fatto un'azione che è di natura sentimentale.
Poi l'ottica, perché quell'ottica? La sensibilità di pericolo, perché quella sensibilità di pericolo? Questa faccenda che la fotografia è la realtà va assolutamente contraddetta. La fotografia allude alla realtà per crearne una parallela, ma ti dirò di più, non solo noi fotografi di moda, ma persino il reportage, poi scateneremo l'inferno, ma perfino il reportage di guerra, le scelte che opera il fotografo di guerra nel fermare la realtà in quel secondo sono scelte di natura sentimentale. E questo vale sia per analogico che per il digitale? Non cambia, non cambia nulla. Il mezzo non c'entra niente. Come dire, la fotografia è una lingua, non è più una tecnica, no? Capisci? Per cui, come dire, è solo il futuro della fotografia per noi, i professionisti, è solo autoriale. Posso però dire che questa cosa un po' mi spaventa? Ma io voglio terrorizzarti. Okay. Perché non conta più allora la tecnica, nel senso che... No, conta talmente tanto, cioè conta perché non... Come posso dirti? Tu devi conoscerla al punto da non sentirla. Allora, se i mezzi moderni consentono in qualche modo di gestire la tecnica con più leggerezza, non è un male, capisci? Non è la macchina fotografica che fa le foto, è la testa. Se la macchina è un po' più facile di prima, non è un male. Meglio, certo. Non è che non siamo mica dei maghi che devono buttare, capisci, ali di pipistrello, boom! Non è che quella lì è la fotografia, capisci? La fotografia è fare le foto. Se c'è un mezzo che concede di farlo con più facilità di prima, senza dover leggere trattati di ottica, eccetera. Io non trovo che sia un male, però adesso lo facciamo dire a lui, a Bumble. Almeno sei d'accordo, se non è d'accordo me lo dici. Non ho la minima idea di cosa stiate parlando. Molto bene. Guarda, io credo molto che il tempo sia un algoritmo e la nostra presenza all'interno di questo algoritmo è una differenza di questo algoritmo, per cui come entriamo in questa sequenza la modifichiamo. L'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta. No, senti, sono d'accordo sul fatto che fotografare è, per quello che l'altro giorno ti dicevo, è una performance. Perché è una performance, e anche filmare, è una performance in molti sensi, perché veramente è un intervento pesante quello che fai al momento in cui schiacci il tuo grillettino. Illudersi di farlo senza essere sentiti è impossibile, per cui tu farai sempre parte delle tue fotografie. Ma devi qualcuno, se no non ti incazzare. Ma è inevitabile che non. Tu sei cattivo, perciò non si vede la tua cultura, il suo. Sì, assolutamente. Non so perché abbia scritto quella cazzata lì, cattivo, perciò. Perché. È molto. No, tra l'altro Cartier-Bresson aveva una cosa che hanno avuto anche dopo di lui in pochissimi, che schiacciava proprio al momento giusto. Più di così. Sì. È questo qui il talento? È schiacciare al momento giusto? Ma non è più un talento, perché in analogico era un grandissimo talento. Mm. Perché comunque dovevi ricaricare la macchina prima dei motori, quando lavorava lui, le macchine si ricaricavano, soprattutto le sue Leica si ricaricavano così. Per cui pensa, quando lui era in una scena di attualità, di guerra, di viaggio, doveva ricaricare, aspettare, guardare e schiacciare la foto giusta. E poi lui era assente, capito? Cioè, quindi era ma non è, c'era. Ma non è era assente, questa è Olivia. Quella è la grande differenza che c'è, e questo è un turista nella Hawaii. La grande differenza che c'è, la vera differenza secondo me che c'è tra l'analogico, posso dirlo? Devi. Lo so, tra l'analogico e il digitale è che c'è stato un passaggio della guardia di certe funzioni che venivano calcolate nella testa del fotografo alla macchina. Cioè adesso sono dentro la macchina. Sono dentro la macchina, quindi cosa è successo? È successo che quando
Io ho cominciato a lavorare, c'era il digitale ancora in diapositiva, la diapositiva è una pellicola con pochissima latitudine, per cui è molto difficile lavorarci, non puoi sbagliare praticamente, soprattutto quando lavori commercialmente. Per cui quando tu stai per scattare avevi tutti questi calcoli velocissimi in testa, l'esposizione dove va la luce, di che colore è il vestito, i controluce, eccetera, eccetera, ti ricordi? No? Che sono stati trasferiti alla macchina questi compiti. Oggi le macchine, e sempre di più con l'intelligenza artificiale, sono bravissime a fare le fotografie. Allora, questo ha creato una liberazione da parte dell'artista che non vuole necessariamente sapere tutto di fotografia, per cui c'è, secondo me, una esplosione di creatività in fotografia da quando c'è il digitale, meravigliosa. Però ha creato anche tanta confusione sul mercato, perché ci sono certi lavori che comunque devi saperne qualcosa di fotografia per fare. E quindi dalla parte del committente c'è sempre un po' di confusione, perché dicono: ah, ma mi piace la fotografia, però quando poi porti qualcuno in viaggio in un paese lontano a fare un lavoro commerciale pesante, se questa persona non ne sa niente di fotografia non c'è macchina che tenga. Per cui si sono, diciamo, ai suoi, ovviamente, come sempre, però è un grande cambiamento, ed è un cambiamento che ha rivoluzionato non soltanto la fotografia ma tutte le industrie tradizionali, per cui se ne vedranno delle belle. Tu hai un po' di nostalgia del periodo pre-rivoluzionario? Ero già molto vecchio. Allora, prima della prima guerra mondiale. No, non volevo, quando, non volevo assolutamente fare riferimento alla tua età. Quando, sì. Ma pensavo alla rivoluzione d'ottobre. Sì. Ah, addirittura. Allora, ho nostalgia solo della camera oscura. Non perché mi divertissi in camera oscura, perché immaginati fare dei fotomontaggi in camera oscura era un lavoraccio, ma perché le ore che passavi in camera oscura non erano le ore dove pensavi, e quindi era questa specie di stanza scura, rossa, magica, dove avevi tempo di ragionare sulle tue foto, sul lavoro, sulla vita, eccetera, eccetera. Sono d'accordissimissimo, però Photoshop non è io la vivo un po' nello stesso modo, pensa. Ma dov'è l'intimità di Photoshop? Vabbè, cioè, inviti, sei lì da solo. Photoshop ce l'hai in camera da letto, non lo so. Davanti a mia moglie io non dico niente. No, però voglio dire, io per esempio ho con Photoshop lo stesso identico rapporto che avevo con la camera oscura, cioè un luogo di pensiero, di analisi, di gioco, di non so, però quello è molto personale. Io trovo che la camera oscura, il Photoshop in realtà fa tutto quello che faceva la camera oscura, non è che lo fa con minor costo, con più rapidità, però io non l'ho vissuto come una vera e propria rivoluzione. Più la ripresa digitale ha cambiato tanto, ma Photoshop secondo me è sostanzialmente una camera oscura più accessibile e con una grande estensione di gioco. Guarda che io per camera oscura intendo la camera. A te piace proprio la stanza buia? Sì, sì, cioè, mi piace. E difatti, lui è un, diciamo, maiale. Grazie Giovanni. No, mi piace proprio la notte finta della camera oscura, cioè non ci può entrare nessuno, sei da solo, mi piace quella parte lì. Anche la solitudine che ti dà. Sì, è un po' l'equivalente della meditazione. Oggi io per esempio medito, per cui lo facevo in camera oscura, era un momento di calma obbligata che oggi non abbiamo più. No, ma che avesse un enorme charme. È di quello che parlo. Lì, no? Questa inerzione dell'immagine dal nulla è quella che ha emozionato tutti noi, e ci ha fatto diventare. Che tra l'altro a New York c'è un grande ritorno di analogico in questo momento. Anche da noi. Hanno appena aperto un laboratorio che non succede da 20 anni. Sì. L'inversione di I giovani sono tutti con le macchine usate, vecchie, vintage, eccetera. Quindi, posso chiedervi di commentare una frase di una frase di Wim Wenders sul digitale? Allora dice, prima o poi arrivava. Sapevo che arrivava Wim Wenders. Allora, il digitale ha rotto il rapporto tra l'immagine e la realtà una volta per tutte.
Stiamo entrando in un'epoca in cui nessuno sarà in grado di dire se una foto è vera o falsa. Sono tutti diventati belli, straordinari, e ogni giorno che passa, sempre più tutti appartengono al mondo della pubblicità. La loro bellezza, come la loro verità, sta scivolando via da noi. Chi vuole lanciarsi? No, io qui invece sono d'accordo. Che questo è, la fotografia di oggi fa tutti belli, è vero, e non sai se la foto è vera o no. Questo sono d'accordo. Però il mio punto di vista è che non c'è alcuna realtà nella fotografia, capisci? Non c'è mai stata. Noi, guarda, faccio un esempio stupido, ma no, noi diciamo, ma che meravigliose pose, però che nelle foto di Nadar, mamma mia, ma che eleganza che aveva quella generazione. Non aveva eleganza, è che, dato che aveva dei tempi lunghi di esposizione, doveva mettergli delle tenaglie che gli bloccavano il collo, capisci? Perché se no ondulavano. Allora, la storia della fotografia è manipolazione dell'immagine e della realtà dall'inizio alla fine. Non c'è stato un momento in cui la fotografia raccontava il reale. Allora, quello che dice Wim, non Clorex, ma, capisci? Ha ragione, ma secondo me manca il prima. Cioè, ha ragione su tutto quello che è adesso, ma il momento in cui la fotografia corrispondeva alla realtà non c'è, non c'è mai stato. Capisci? Ma non importa, è meglio così. Noi dobbiamo creare icone, non fotogrammi della realtà. Chi se ne frega di vedere quello che c'è? Noi dobbiamo prendere quello che c'è, metterlo nell'anima, filtrarlo e ridarlo. Questa è un'operazione creativa, perché se no mettiamo una macchina come la mettono sui laghetti che fotografa i cigni ogni 10 secondi e quella forse, ma non è neanche in realtà neanche quella, perché il cigno è già andato fuori dai coglioni dopo un 125esimo di secondo, capisci? Però capisco che ne discuto con tutti di questa faccenda qua, però non mi sono arrabbiato con te. No. Io credo che lui voglia dire che soggettivamente noi, un po' come la storia dei 15 minuti di notorietà di Andy Warhol, che abbiamo improvvisamente la possibilità di proiettare un'immagine di noi alterata, sono d'accordo, che è comunque alterata, sono d'accordo anche su quello, anche se non la manipoli in post-produzione. Però abbiamo la possibilità di alterarla creando un'icona di noi stessi che... Questa è lei, la cucinotta. Non è la cucinotta, è la tua, è come tu hai sentito la cucinotta. È la verità della cucinotta. No, ma chi se ne frega? Chi se ne frega della verità della cucinotta? A me interessa la tua verità della cucinotta. Io come la cucinotta per i fatti suoi. Ma che però non è neanche la mia verità della cucinotta, perché ovviamente c'era un giornale, c'era un... No, però ci sei molto tu dentro lì, no? Ma sì, però se vado dietro al tuo discorso non esiste più niente. No, esiste solo l'autore, esiste solo la visione dell'autore. Tutto il resto, la duplicazione del reale, cioè, uno se la farà... Il catalogo di Becchieri su fondo bianco non ha più bisogno del fotografo. Allora, non dico che il fotografo non deve più fare i cataloghi, ma deve fare uno sforzo di più. Deve dire, senti, tu te lo faresti così, no? Io ci metto la mia visione dei tuoi bicchieri di merda. E di merda anche no, dei bellissimi tuoi bicchieri. E ti offro... Capisci? La mia visione che tu non puoi dare perché tu sei tu, invece io sono io. Quanto conta nella tua visione il tuo essere già arrivato però? Arrivato dove? Arrivato affermato. Ah, affermato. No, perché se è arrivato suona male. No, ma l'ho fatto tutta la vita, io facevo le foto di merda, terribili, però le potevo fare solo io quelle foto di merda così. No, adesso a parte gli scherzi, capisci cosa voglio dire? Erano di merda, ma le facevo io. Lui avrebbe fatto delle altre foto di merda, tu delle altre foto di merda. Allora, capisci? Su quelle foto ma di merda... Ma sei incazzato con la fotografia ultimamente? No, l'adoro la fotografia, anzi, secondo me, non è mai stato il trionfo della fotografia come adesso. È diventata una lingua, il mondo si parla non più con le parole, ma con le immagini. 3 miliardi di foto postate, però questo impone ai professionisti di fare un altro tipo di fotografia, capisci cosa voglio dire? Dobbiamo approfondire la fotografia nostra, perché quella lì semplice ormai uno se la fa da solo. Ecco, quanto ha contribuito nella diffusione di questa lingua
Instagram e i social network in generale, perché quelli rappresentano una rivoluzione quasi al pari del passaggio dall'analogico al digitale, a mio parere. Sono loro che hanno determinato il cambio da tecnica in mano a pochi a linguaggio in mano a tutti. Però questo non vuol dire, anche la parola è così, no? Dice, oh, allora dico sempre io una stupidaggine, ma quando abbiamo incominciato a insegnare a scrivere alla gente, cosa avremmo dovuto, gli scribi avrebbero dovuto dire: la morte della scrittura è la fine, non bisogna insegnare a scrivere a nessuno, è una vergogna. Ma no, perché poi uno scrive vado a mangiare la pizza e quell'altro scrive il barone rampante. Allora non è la parola, non è la fotografia, ma è cosa fotografi, come fotografi. Basta, mi taccio, parli lei. No, assolutamente. Però la domanda è: perché un fotografo allora dovrebbe essere, perché se dico deve mi corregge, dovrebbe essere su Instagram? Luca, tu hai ben 4 account. Perché sono schizofrenico. Allora, non so come, se la situazione è simile in Europa, però in America adesso, a parità di talento e di costo, scelgono il fotografo che ha i social media più forti. Cioè con più follower? No, followers non vogliono dire niente, con più interazioni, che è il vero modo di misurare i social media, quindi con i feedback, che tu, con i commenti, con ok. Commenti, con, sì, esattamente. Ma è giusto che sia così, perché essendo una parte della pubblicità, dei budget di pubblicità spesa sui social media oggi, i social media hanno di bello che c'è questo network rimbalzante, per cui se io ho un Instagram molto forte e parlo del mio cliente, il mio cliente ne usufruirà. Okay. Tu prima citavi 15 minuti di notorietà di Andy Warhol, no? Cioè, in questo panorama, per un aspirante fotografo, diventa più difficile o è più facile emergere o quantomeno farsi conoscere? Guarda, io credo che in tutte le discipline creative, dove l'inizio è spesso più difficile che in un lavoro che tu hai pianificato da università o più tradizionale, bisogna sempre sbattersi tantissimo, avere una passione pazzesca, non dormire e essere assolutamente ossessionati e dedicati. Per cui, se tu pensi di avere un talento, il grande problema qui è quando cominci, quando sei giovane, che la vera conferma è una conferma interna. Sì. Cioè un giorno ti svegli e dici, ah, sono un artista, e per la prima volta ti sembra vero, cioè non è una bugia che ti stai raccontando. Allora, per arrivare a quel punto, purtroppo c'è un iter, ma è tutta una cosa interna. E per arrivarci, siccome fino a quando non ci arrivi non avrai abbastanza conferme dall'esterno, non avrai abbastanza, se stai cercando di vendere le tue foto, quello che vendi, i tuoi scritti, non ti arriveranno, devi tenere veramente duro. Deve essere uno stato di necessità. Sì, bravo, deve essere uno stato di assoluta necessità, uno stato di emergenza. Ok, ma quindi un fotografo di nuovo conio, sostanzialmente che strumenti ha per emergere o per farsi conoscere? Allora, oggi intanto gli strumenti, ok. Allora, il digitale ha quintuplicato di più la quantità dei fotografi, però ha anche dato degli strumenti con il web, che sono fantastici per la promozione, per la self-promotion, come si dice? Self-branding. Sì, esatto, certo. Per cui devi essere, cioè, il digitale o l'abbracci o non l'abbracci, se lo abbracci e lo usi, è uno strumento fantastico anche per cominciare una carriera. A me quello che succede, dico, purtroppo mi arrivano 10 telefonate alla settimana o email di fotografi o di ragazzi giovani che vogliono fare i fotografi, dico purtroppo, perché il 50% sono italiani, quindi vuol dire che c'è, sì lo so, anche con fior fior di laurea in architettura, in legge, che però avvengono all'avventura in America. Cerco sempre, se non di vederli, rispondo sempre, e se sono a New York li vedo volentieri, se non sono in viaggio, perché mi ricordo di quando ero giovane io.
che tutti mi sputavano in faccia, per cui quei pochi che mi hanno dato retta me li ricordo ancora. E quando arrivano però, spesso è una delusione, perché vogliono fare i fotografi per le ragioni sbagliate. Tipo? Tipo, tutti vogliono fare la fotografia di moda, perché le belle donne, perché pensano che sia questa cosa super, super glamorous, pensano che sia pensano che sia quasi una festa lo shooting di moda. No, no, davvero. E siccome non si guardano dentro, arrivano, ti fanno vedere queste foto orrende, senza né arte né parte, senza punto di vista, fatte male, senza neanche aver studiato, se vuoi, perché sono ossessionati dalla moda. Allora, discutevo con Cristina due giorni fa, o ieri, non mi ricordo, dicevamo giustamente, ci sono tanti modi e tanti posti dove andare a fotografare, se pensi che veramente hai un amore per la fotografia. Quindi domanda numero uno, perché la moda? Domanda numero due te la faccio io, specializzarsi sì o no? Cioè guardare il tuo curriculum, oggi, no? Sì, il mio problema è che io sono spinto dalla curiosità, per cui, e mi stufo molto in fretta, per cui voglio, e ti ripeto, sono uno che, a cui piace raccontare storie, per cui per me continuo a raccontare storie, che poi siano film, foto, eccetera, l'ho detto all'inizio. Specializzarsi sì, specializzarsi e con molta attenzione. E non me l'aspettavo da te questa risposta. Sì, no, oggi onestamente una carriera come la mia è difficile oggi, è difficile. Senti, tu per lasciare un po' di spazio anche ai giovani talenti hai aperto anche una piattaforma, no? Un magazine online, Citizen Brooklyn. Sì. E la cosa che mi ha incuriosito tantissimo è che il 70% degli aspiranti, dei giovani fotografi a cui tu dai spazio, sono donne. Sì, e tu pensa che in realtà non me ne... No, sì, no, ma è una cosa bellissima. Non me ne ero reso conto fino a quando una delle giornaliste come te, la tua equivalente di New York, che lavora per il giornale, fa delle interviste, è venuta da me e mi ha chiesto, mi ha detto, ma Luca, sono andata a vedere gli archivi del giornale, cioè, lo fai, hai una predilezione per le fotografe o artiste, anche perché non facciamo solo fotografia donne. Io gli ho chiesto, ma perché? Mi ha detto, perché ho visto che hai quasi il 70% di artiste donne. Allora, trovo che sia una cosa meravigliosa. E vive online tutta una comunità di giovani fotografi, artisti bravissimi, che usano il web per, come si dice, per compensare la mancanza di accesso alla galleria, perché non vivi nella grande città. Piuttosto che i canali più tradizionali, no? Sì, o anche istituzionali. Le redazioni dei giornali che magari mandano i portfolio e si scoraggiano, poi voglio dire, sono comunque artisti, per cui. E hanno creato questo immaginario dove sì c'è molto Photoshop, però c'è Photoshop usato bene, devo dire, con delle foto super drammatiche, super, super forti, e sono assolutamente in ammirazione di questo fenomeno. Ed è quasi una controcultura, tra l'altro, che io ho scoperto per caso, ma è una controcultura, perché poi c'è il mondo dell'arte, che in America dell'arte tradizionale è diventato un incubo, perché è solo business, 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 e con delle porte chiuse per i giovani, cioè è diventato una specie di altro che fotografia, di mafia. Sì, no, peggio, molto peggio, molto peggio. Mi sembra di capire però che su Citizen Brooklyn tu posti anche, veicoli quegli scatti e quei contenuti che non trovano spazio nei canali tradizionali. La domanda vera è, quanto è libero un fotografo? La domanda vera è se vuoi fare art and commerce, cioè se vuoi fare fotografo d'arte, sei libero come un cervo. Cioè. Come una farfalla. Vai dove vuoi, vuoi dove vuoi. Sì, certo. Se vuoi fare il fotografo commerciale, c'è il compromesso commerciale, cioè un committente come tutti i mestieri. È vero che hai paura che il talento un giorno c'è, un giorno non c'è, che possa puff svanire via? Ma sì, si parla di, cioè si dice il blocco dello scrittore, il writer's block, ma non c'è il blocco del fotografo, cioè in questo caso, o il blocco del pittore, non c'è come termine, ma immagino che il writer's block faccia comprendere. Sì, certo che ho paura, e come no? Come convivi con questo? Io non lo so mica da dove arriva il talento, cioè da dove è arrivato se ne può anche andare. Ma non pensi?
pensi che in qualche modo fotografi si nasca o si può diventare? No, sì, penso che si nasce diversi, tutti nasciamo ovviamente diversi, però penso che ci siano delle persone che nel caso della fotografia vedono le cose in un modo diverso dalla maggior parte delle altre persone, e la maggior parte di quelle persone probabilmente farà dei lavori normalissimi, ci vuole anche fortuna. Quanta fortuna? No, fortuna con se stessi, nel senso deve succedere di qualcosa per cui un bel giorno dici ah, ma però questo magari è quello che voglio fare da grande. Quindi tu intendi un po' la fortuna come quando il talento incontra l'occasione, sostanzialmente, o una botta proprio? Questo è un discorso assolutamente empirico che può andare avanti per 6 mesi. Quando te ne accorgi, da dove arriva, chi te l'ha messo dentro, c'era o non c'era, è acquisito o esiste dalla nascita, la domanda che mi hai fatto tu, chi lo sa, oppure è semplicemente, non sei neanche troppo intelligente, è semplicemente una diversità nel tuo DNA che ti fa fare, in questo caso siamo all'AFIB, le foto in modo diverso da lui o da te. Proprio, no, scusami, quindi non considerarmi. Meglio per noi. Meno male. No, guarda, ho seri dubbi. No, invece volevo chiedervi una cosa. A me piace molto Beppe Severmini, no? E lui un giorno ha scritto: a 30 anni per un giornalista è utile scrivere poco e vedere molto. A 50 è pressoché obbligatorio. Vale la stessa cosa, vale la stessa regola anche per i fotografi, vedere molto e scattare poco? Puoi ripetere la domanda? Certo. Allora, faccio un passo indietro. Ok, faccio un passo indietro. Beppe Severmini, che è un giornalista che almeno io stimo moltissimo, ha una teoria secondo cui un giornalista a 30 anni è bene che scriva poco ma veda molto, no? Come dire, vada in giro, viaggi, legga. A 50 anni questa cosa è pressoché obbligatoria. Per un fotografo si può dire la stessa cosa, cioè vedere molto e scattare poco è per esempio esattamente il contrario? No, cioè, non lo so, no, non capisco la differenza tra le due età. Cioè io no, anzi, che da me è ancora più importante, sì, esatto. Ma vedere molto e scrivere le fotografie poco. Vabbè, comunque io... Senti, io ho la mia opinione, che secondo me tu quando scatti, non so te, ma credo che te, poi te lo chiedo, io non è che penso, cioè è una questione di nervi, non so come dire, si scatta per nervi, non perché ci penso, ah ma l'Ibanez ha detto, so. Però in un certo senso meno sai, come ripeto spesso, io per esempio da ragazzo non sapevo un cazzo, non avevo visto niente, eccetera, avevo visto poco. Quindi le mie foto mi piacevano molto, subito. Poi a furia di vedere, comparare, studiare, vedere libri, vedere post, parlare con persone intelligenti, è diventato molto più difficile che le mie foto mi piacciono, no? Allora, secondo me, quello che dice Beppe è questa organizzazione dello studio, del pensiero, della visione, eccetera, serve ad allontanare, secondo me, il momento in cui ti piacciono. Probabilmente succede anche a te. A te le tue foto da ragazzi ti piacevano, a me io facevo le foto veramente spaventose che ogni tanto proietto, eppure mi ricordo che mi sembravano bellissime, no? Adesso che ho visto, no, le faccio vedere perché sennò tutti pensano che uno nasca imparato, no? Invece non è vero, io facevo davvero delle foto molto brutte, però su quelle poi io, appunto, a furia di fare quello che dice Beppe, vedere eccetera, eccetera, io però non posso dire di aver fotografato poco, ecco, io ho fatto un fiume di fotografie spaventoso, stiamo mettendo in ordine veramente, per cui non so se bisogna fotografare poco, secondo me si può anche fotografare molto, però vedere, ecco, lo dimostra un po' la vita di Luca, no? Luca, come dire, è un accumulatore di viaggi, di impressioni, di personaggi che hai conosciuto, insomma tu sei veramente molto più di me, che ho vissuto più nelle grotte di Postumia. Tu hai fatto questa scelta invece di viaggiare, io quando cerco di parlare non riesco mai perché sei sempre in un altro posto, no? Ma io ho scelto la fotografia invece della scrittura, che era il mio talento naturale, perché volevo viaggiare. Ma tu fotografi per conoscere in qualche modo? Ma io fotografo perché ho necessità.
Ma tutt'oggi sono innamorato della fotografia, sì, non me ne frega niente che, sia, che arrivi il digitale, adesso sto lavorando, ho cominciato a lavorare in 360 per realtà virtuale, è fantastico. Il mezzo ti importa relativamente? Ma sì, relativamente, mi incuriosisce... No, posso fargli una domanda, poi ti... No, una cosa che mi interessa molto anche per tutti i ragazzi che ti ascoltano, eccetera. Questa tua idea di andare negli Stati Uniti, secondo te, a parte che per la tua generazione ha funzionato e lo dimostri tu, ma è ancora perseguibile? Cioè, nel senso che io ogni tanto mi trovo ad avere anch'io tanti ragazzi che mi chiedono cosa devo fare e forse dico bisogna anche seguirla la fotografia, no? Io sono stato qui, ma, e poi ho viaggiato, ma insomma sostanzialmente è stato qui. Tu invece hai fatto questa scelta di seguire un po' la fotografia, la grande fotografia si faceva negli Stati Uniti, sei andato lì. Adesso diciamo, avessi tu 18 anni, andresti in Cina? Andresti di nuovo negli Stati Uniti? Cioè questo è importante per loro, perché dato che qui le prospettive sono poche, però devi dirlo più tu di me, nel senso che io in realtà sì, sono stato in giro per il mondo tanto, ma però ero basato o qui o a Parigi, non so come dirti, o sempre in Europa. Tu adesso cosa consiglieresti a un ragazzo che ha poco lavoro qua e, come di io, partire? In fotografia? Sì, certo. Sì, sì. Un giovane? Sì, un ragazzo di 18 anni che viene da te e dice Luca, ma io devo fare come te? Cioè devo prendere una nave, un passaggio ponte e andarmene negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, dove il rudo, insomma... Dove la fotografia chiama oppure non cambia e devo stare qui a, magari a fare fatica, a non guadagnare, aspettando che riparta l'economia. Non lo so, e te lo chiedo davvero come se io avessi 17 anni adesso e venissi da te per un consiglio. Ma guarda, io credo nel movimento avanti costante senza mai girarsi indietro. E se fai fatica... vai da un'altra parte, perché solo andare dall'altra parte comunque ti arricchirà per la lingua, per i colori, le forme, tutte le persone che conoscerai. Il mio modo di vedere il pianeta non è sei andato in America, cioè continuo a spostarmi in continuazione perché sono affascinato da tutto quello che... Questa visione secondo me è importantissima, è veramente la grande visione anche nuova che ha Luca rispetto per esempio a mille fotografi. Ma c'è tanta gente, tanti giovani come me, è più difficile viaggiare, più caro eccetera, era più facile 25 anni fa, il mondo è cambiato, ma non vuol dire, cioè ti devi adattare, devi sempre andare. L'impressione che ho io è che te effettivamente quella cosa è molto interessante, tu non è che stai in America, cioè non ti cambia, cioè tu ti muovi, diciamo, vivi la vita e la fotografia come eterno movimento, insomma. In quel senso cerchi, adesso è una domanda un po' filosofica, ma tu cerchi te stesso o cerchi, cerchi informazioni o di documentare il mondo? Cioè che cazzo c'è? Perché ti muovi così? Allora, andare e scappare, no certo, andare e scappare sono due cose diverse. Sì, no, siamo d'accordo. Mi hai messo. Non sto scappando da me stesso e non sto scappando da nessuno, spero. Me lo sono chiesto molte volte. Devo dirti, ho avuto dei dubbi. Mi sono fermato e ho detto, oh, però ho questo fuoco dentro che se sono a New York e mi dicono, e qui il mio amico Peter e Salvatore, come si dice in italiano, donatori grandi sostenitori di questa NGO che si chiama Mercy Ships, e mi hanno chiamato e mi hanno detto vieni a lavorare con noi in Benin, due viaggi eccetera eccetera. Yes! Sì, tu non vedi l'ora. Non vedo l'ora. Ma anche perché tu sei già stato tra l'altro con l'UNICEF sia in Sierra Leone che in Libano. Sì, certo. E ti devo dirti, cioè loro sono grati a me, però sono io ancora più grato all'UNICEF perché mi ha dato delle opportunità che altrimenti non avrei mai avuto. Ma se non hai quel tipo di energia, non ti chiamano. Non c'è dubbio. E allora, se sei a New York e sei italiano e lavori come cameriere
e non riesci a fare partire la fotografia. Se hai quel tipo di disponibilità e per caso conosci qualcuno che ti dice: ah, ma non vuoi venire con noi in Bolivia? C'è una piccola ONG, scusa in italiano, c'è una piccola che si occupa di eccetera. Tu gli dici di sì, vai. Da queste cose nascono le opportunità. A me quello, io mi ricordo dei periodi italiani dove ero chiuso come un topo in un buco, pensando che sono la persona più sfigata del mondo, sono incompreso. Perché secondo me in realtà non vogliono partire, cioè se la menano, hai capito? Se la e secondo me non hanno, è quello che dicevamo un quarto d'ora fa, non hanno veramente la passione, non hanno veramente, cioè devi essere pronto ad abbandonare tutto e tutti. Se ci credi, se ci credi devi entrare in uno stato di emergenza. Cioè io impegnavo, quando ho cominciato a Milano, vivevo la pensione Loreto, c'erano degli altri giovani fotografi americani, dei modelli, sei letti per stanza, e impegnavo le macchine fotografiche per pagare la pensione Loreto e poi me ne andavo a ricomprare quando lavoravo, cioè andavo avanti così. E non hai mai pensato di non farlo, diciamo. Ma ero la persona più felice del mondo. Poi arrivavo dal cinema, per modo di dire, sperimentale, per cui bluffavo, avevo la 16 mm, facevo i filmini, poi li portavo al laboratorio fotografico, mi facevo ingrandire 4x5 fotogrammi e tu pensa che questa necessità mi ha fatto cominciare a lavorare. Io mi ricorderò sempre che quando il direttore di un giornale dell'epoca vide sulla Lightbox quell'immagine del fotogramma di 16 molto speciale, come si muove, disse: ma queste fammele per il giornale. Quindi posso farti solo un'altra domanda? Certo, l'ultima. A un certo punto Giovanni dice: se la fotografia chiama, ma la fotografia chiama ancora parecchio? No, a te immagino che ormai la chiamata sia ampiamente stata ricevuta, no? I giovani sembrano veramente motivati, cioè hanno proprio fame di fare i fotografi? Non lo so, quelli che vedo io no, hanno fame di stare con delle belle donne in paesi tropicali, che è l'idea che si sono fatti della fotografia di moda. Quindi ripeto, no, ma guarda che è così, il 90% dei ragazzi giovani, ritorniamo al discorso di prima, e questo è un grandissimo errore, è il numero uno. Se vuoi fare fotografo di moda, ti deve piacere la moda. Peccato che se fotografi sarebbe meglio che ti piacesse il soggetto che vuoi fotografare, che è la moda, non sono le modelle. Bravo. Cioè è un discorso. E come dicevi tu l'altro giorno, è un lavoro bellissimo perché fai quello che ti piace, però anche infame, perché il 70% del tuo lavoro è rendere dei vestiti mediocri bellissimi. No, ma no, ed è anche, devo dirti, la soddisfazione del lavoro, perché tutti sono capaci di avere la top model con i vestiti di Dolce & Gabbana, Valentino, Dior, Lanvin, quello che vuoi, il miglior truccatore del mondo, il miglior hairstylist del mondo, in una location meravigliosa. E la Lucchini in questo ci aiuta tanto. C'è questa idea della moda che va assolutamente demistificata. Il 70% del nostro lavoro è un lavoro. Assolutamente. Io ho ragazzi che mi scrivono: sai, Giovanni, vorrei diventare un grande fotografo. Non è quella. Cioè, non è quella la domanda, no? Dovrebbe scrivermi: io voglio fare le fotografie. Non come faccio a diventare un grande fotografo? Non so, non c'è una ricetta. Tu cominci a amare la fare le fotografie, cerca di farle più, no? Insomma. E secondo me la fotografia, purtroppo, per la sua natura, che viaggia, è anche molto difficile da sperimentare per i giovani.
Per cui se, si fanno secondo me delle idee che poi non hanno nessuno, leggende urbane. Come hanno poca dice, relazione con la verità. Hanno poca relazione con la verità. È un peccato. In più devo dire adesso, senza offesa, ma le scuole sono deleterie, nel senso che per me, questioni che non dipendono dalla scuola, per esempio in Italia io ho cercato di fare una scuola con l'AFI, che hanno dato anche molto bene, ma sai che c'è una percentuale che tu devi tenere, non so se è più vero, ma per i parametri europei tu devi fare 80% di teorico e 20% di pratico. Ora, come si fa a insegnare la fotografia col 20% di pratico e l'80% di teorico? Cioè, il sistema andrebbe ribaltato, no? Sì, è come le scuole di cinema americano dove giri film in continuazione. Così deve essere. Olivier una volta mi telefonò, ti racconto questa cosa per farvi ridere, ma... Porto, Giovanni, sì, senti, mi è venuta un'idea geniale. Che bello, Olli, non è la prima volta, però... Allora, senti, secondo te qual è il miglior sistema migliore per fare diventare fotografi? Dico, ma senti, Olli, secondo me ancora fai gli assistenti, diciamo. Ecco, appunto, allora la scuola consiste in questo, no? Noi di solito paghiamo gli assistenti, invece noi, gli assistenti diventano gli studenti e in più ci danno anche dei soldi. Grandissimo, ho detto, io non me la sento ma è geniale. Però in un certo senso è così, perché anche dalle scuole escono con delle idee sbagliate. Tu pensa che le fotografie di moda, dentro che io vado a vedere ogni tanto, non considerano la moda, cioè loro fanno ritratti di modelle, che è un altro mestiere, non è il nostro mestiere, è un mestiere onorevole ma non ha mercato e non c'entra niente. Sì, tu devi partire Poi la foto di moda è diventata una cosa talmente tecnica in questi ultimi 10 anni che non è neanche facile essere giovani e farti un portfolio di moda. Perché tecnica vuol dire che devi veramente avere dei bei vestiti, una redattrice, cioè per quanto, cioè devi veramente mettere insieme una baradan mica da ridere. No, la scuola dovrebbe dare anche quella opportunità, capisci? Invece purtroppo non è data, qui dovrebbe mettersi a fare una scuola vera, diciamo, di fotografia di moda. Giovanni, potresti aprirla tu. Potresti aprirla tu a questo. L'AFI. Sedi, no, cioè veramente la tua esperienza secondo me è importantissima, perché è molto diversa da quella di tutti gli altri che hanno parlato in questa sala. Guarda, tutti, da Oliviero, tutti grandissimi sono stati qui, ma la tua storia è molto diversa e tutta la tua filosofia è molto più vicina, diciamo, a quello che i giovani chiedono piuttosto che quella anche di fenomeni. Sì. Perché tu sei nel momento, nel posto, cioè anzi non sei neanche nel posto, sei nei posti e sei profondamente in questo tempo, benché provenga anche tu dalla fotografia analogica e tutto quanto, però questa cosa qui secondo me è interessantissima per i giovani. Guarda, in conclusione dico una cosa molto tecnica per i giovani. A New York la parola d'ordine è storytelling, perché c'è una necessità di contenuto incredibile, nel senso che tutti questi siti, tutti questi social media, tutte queste piattaforme, quando vai dalla parte commerciale, quando le gestisci come un business, devi rinnovare il contenuto in continuazione, per cui il lavoro c'è, però devi essere furbo, perché non ti puoi... Tu dicevi la specializzazione, sì, ma allora facciamo dello storytelling una specializzazione, del raccontare storie, perché in realtà è quello che sta succedendo. Cioè io oggi mi rendo conto che non previsto, per la mia curiosità, quindi di saper usare una macchina da presa come una macchina fotografica, una macchina adesso 360, è diventato un vantaggio, perché comunque si muove tutto in modo estremamente fluido. Ti chiederanno una fotografia, un video in realtà virtuale, un film girato in 16 mm a manovella, perché it's so cool right now, let's do that. Però se tu capisci questo sistema, invece di dire, ah, non voglio fare fotografo di moda,
e diventi veramente un cantastorie proprio, un cantastorie. Funziona, questo è fondamentale, perché nei prossimi 4-5 anni si sta muovendo in questa direzione a una velocità stratosferica, stratosferica. Tu vedi grande differenza muovendoti tra, i continenti, tra quello che sta succedendo in America in un momento anche di ripresa economica notevole come state vivendo là, e invece la situazione europea, cioè senti che questa cosa è un po' transoceanica o mica tanto? Penso che in America vanno sempre all'eccesso di queste, in questi fenomeni, e poi l'America è un paese estremamente veloce, quando il ricambio è veloce, quando decidono di andare in una direzione, cioè a tutta forza, denaro, finanziamenti, ed è un paese relativamente giovane, per cui non hanno storia o ponti da bruciare o da dimenticare o ricordi, eccetera. Per cui se credono in qualcosa vanno avanti, e ripeto, andare sempre avanti. E vedo non vedo differenza a livello di talento e anche a livello di infrastrutture. Io lavoro tantissimo con dei miei clienti, uso degli sviluppatori italiani, di web, eccetera, eccetera. Anzi, come sempre dall'Italia escono delle cose creative molto interessanti. Di nuovo qua manca l'infrastruttura. Allora tu adesso dell'altro ieri leggevo di Google che il suo CEO ha fatto la conferenza dicendo che stanno investendo bilioni di dollari sull'intelligenza artificiale, eccetera. Di nuovo cambierà tutto. Facebook ha investito un bilione. Allora, l'America è un paese dove tre ragazzini della California si sono presentati da Facebook a un incubatore, si dice incubatore anche in un incubator, con una maschera fatta di cartone con davanti degli occhiali da sci e due antenne che uscivano fuori, cioè sembrava uno scherzo. Sono usciti da lì con 2 bilioni di dollari. Ed è la storia di Oculus Rift, che è stato lanciato 2 settimane fa. E che è una storia vera. Allora, perché io sono andato subito di corsa 6 mesi fa, quando la prima persona mi ha detto 360? A parte che è affascinante. Il 360 è affascinante perché è ancora un'altra dimensione. Ma lo so. Sì, la realtà virtuale a 360. Quando ti giri, sì. Vedi dietro di te, sopra, sotto, vedi dovunque. Ed è, tu pensa che tutto quello che è stato girato in video e film tradizionale, tutti questi contenitori, dall'ospitalità al cibo, qualsiasi industria, verrà rigirato tutto in realtà virtuale. Per cui un'altra rivoluzione che sta arrivando. Lo so che questa domanda non ti piace. No. Ovvero il futuro della fotografia, ma possiamo rispondere dicendo che allora è lo storytelling. Ecco, vedi? Ma la fotografia è io la vedo come una, sai quelle immagini bellissime, quei dipinti di queste signore in queste ville un po' d'annunziane, tutte bianche, bellissime sul letto, la dama delle camelie. No, infatti ti ho guardato per quello, tu capisci? Sì, le contesse morte. La fotografia è una contessa morta. Il problema della fotografia è che dobbiamo cambiare il branding, cioè deve cambiare nome. Continuiamo a chiamarla una cosa che non è più, è per quello che facciamo fatica. Dici che anche il nome è un po' archeologico. Ma assolutamente sì. Racconta storie, è bello archeologico, ecco, quantomeno andiamo a pescarlo indietro nel tempo. Però è meno, è più, cioè, però sì, però non parli di un morto. Okay. Non parli del morto. La fotografia è nel senso lato classico della parola è morta. Io dico che sta nascendo. Che però quindi ha bisogno, quando nasci ti danno il nome, no? Esattamente. Cioè si fa molto fatica a gestire tutti questi cadaveri. Per cui all'interno di questo nuovo mondo dove le cose succedono a questa velocità c'è tantissimo posto per i giovani, però ti devi sbattere. Io sono d'accordissimo, è una balla che non c'è lavoro se l'offerta è mediocre,
se l'offerta è nuova, differente, eccetera, io continuo ad avere direttori di riviste che mi chiamano e dicono: ma non c'è qualcuno che proponga un, ma non una rivoluzione, una piccola cosa nuova, una piccola cosa differente. Per quelli c'è lavoro. E la verità è che, non so tu, ma io continuo a vedere Vogue identici. Non brutti, non posso neanche dire brutti. Ma se c'è 10.000 persone che offrono il tuo prodotto, più o meno, perché devi lavorare tu? Capisci? È come la lotteria. Allora, elabora una piccola, lieve differenza che faccia sì che il direttore, la director, dica: beh, se ho bisogno di questa cosa, perché devo spiegarla a qualcun altro? La fa lui. E così è stato, sono state anche le nostre, la mia carriera è stata per esempio molto così. Io facevo degli still life che, capisci, ironici, divertenti, allegri. Perché dovevi chiamare uno e dirgli: faccia gli still life ironici, divertenti, un po' nuovi, che fa gas? Chiamavi gas. Non è più difficile di così. Solo che nessuno arriva a quel punto, capisci? E allora forse per arrivare a quel punto bisogna anche uscire da Milano, muoversi, viaggiare. Insomma, io ho avuto anche la fortuna di essere qui quando succedevano cose epocali nella mia città. Adesso, onestamente, di cose epocali qui ne succede un po'. Però in giro per il mondo, guarda lui e la sua esperienza in America, ci sono posti dove sta succedendo, quello che probabilmente nei primi anni 80 è successo qui. In chiusura, mi è venuto in mente mentre parlavamo della realtà virtuale, una settimana fa ho visto uno di questi ragazzi che mi ha mandato la famosa email. È arrivato in studio e mi ha detto: hai i goggles per la realtà virtuale? Ho detto sì. Dico: posso caricare un film? Ho detto sì. Si è messo lì, ha caricato il film e mi ha detto: ti invito a cena a casa mia, è molto divertente. Mi sono messo gli occhiali, ha messo la camera virtuale in mezzo al tavolo di casa sua, dove la cena era di quelle robe tipo gente che urlava, che si tirava. Straordinario. Ero lì con lui, straordinario, ma non solo, non ha soltanto messo la macchina in mezzo al tavolo, ha anche fatto un po' di regia, di luci, in questa cucina del Queens, Deep Queens, ed era un film bellissimo, dove io mi giravo e c'era il padre che urlava non so che cosa, dall'altra parte c'era la zia grassissima, incazzata per un'altra cosa. Lì c'era era una cosa, questo ragazzo di 23 probabilmente anni. Per lui c'è lavoro. Ma io l'ho assunto, nel senso, io ho detto: sì, appena sì, giriamo in realtà virtuale sei con noi. Sì, 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 sì. È sempre quella cosa lì, no? E questa, allora, per quelli apporta che una lieve differenza. A casa sua ha girato questa cosa, sì, non è che è dovuto andare in Mongolia. Sì, sì, alle volte bisogna stupire con la creatività. Non c'è dubbio. Non con i gadget. Allora, io dico sempre: la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta cosa che ti viene in mente, non farle, perché sono già venute in mente a tutti. E lui ha fatto una cosa che non era venuta in mente a nessuno. No. In casa sua, con la zia, la nonna. Lui ha fatto una cosa che Scorsese, Martin Scorsese, uno dei primi film che ha girato, era sua mamma a Brooklyn a casa che spiegava come fare la pasta al pomodoro. Sì, sì, ma certo. E quindi lui senz'altro l'ha fatto come riferimento. Infatti io quando l'ho visto ho detto: mica scemo questo. Quindi, certo. Ha studiato, nel senso, sì, non necessariamente nozioni. A scuola, conosce il media in cui sta entrando, e poi ha fatto questa citazione di Scorsese, certo, a modo suo, 50 anni dopo, col film in realtà virtuale a 360. Geniale, questa è la via, sì, non c'è dubbio. Ottimo, un applauso. Fermi, c'è qualcuno che vuole fare una domanda, qualche domanda? Signori, volete domandare qualcosa a Luca? Non succede quasi mai, per cui stai tranquillo che non è che non vogliono chiederlo a te, non te lo chiedono dopo tutti. Mandate in me. Allora, è con immensa gioia che consegno la tessera honoris causa della nostra associazione AFIP al neo socio Luca Babini. Grazie Luca. Grazie a tutti, fermi tutti, non vi muovete. Avete domande? Non avete domande, però state fermi lì. Il 25 maggio, che è mercoledì, ci sarà un'interessante tavola rotonda sulla stampa
Sulla 20 sono. 26. Ma perché mi hai scritto 25? Dov'è il mio vicepresidente? Giuro che ha scritto 25. 26 maggio, mercoledì, tavola rotonda sulla stampa, cioè sulla, come posso dire, sulla stampa oggi, su cos'è la stampa digitale, su cos'è la stampa analogica, insomma, una tavola rotonda che si terrà qua, sempre in triennale, sullo stato dell'arte, no? Con alcuni stampatori. Dove? Nella saletta Lab, che è al piano terra. Poi, il 31 maggio, lunedì, Lelli e Masotti, allora apriamo un ciclo sulle le fotografie varie. E lui? Fischiatelo, è lui. E questi sono quelli che mi aiutano, figurati quelli che non mi aiutano. Allora, il 31 maggio. Fermi tutti lì. Il 31 maggio, che sarà un giorno della settimana. Abbiamo Lelli e Masotti. Allora, cominciamo un ciclo di due o tre lezioni sulla fotografia applicata ai vari generi. Avremo la fotografia nel cinema, la fotografia nel teatro, la fotografia nell'arte, i rapporti tra fotografia e arte. Allora, cominciamo con fotografia e teatro. Lelli e Masotti sono tra i più famosi, fotografi di teatro, nel senso più vasto del termine. Vi invito tutti a esserci perché, insomma, queste tre lezioni sono molto interessanti anche per chi, come dire, cerca una strada, perché fanno capire che ci sono ormai applicazioni interessantissime e anche molto creative nella fotografia appunto applicata. Poi il cinema chi sarà? Luca Bigazzi, che è uno dei grandi direttori della fotografia di questo momento, per cui un'altra lezione imperdibile. Poi E poi Vanessa Vicaro, che tutti conoscete, forse la più famosa artista italiana vivente, che terrà una lezione sul suo rapporto alla fotografia. Voi, come sapete, lei fa delle installazioni, no? Allora, l'unica cosa che resta di un'installazione in realtà è una documentazione fotografica che poi lei commercializza, quindi fa un uso, della fotografia applicata all'arte. Tutto molto interessante, grazie, arrivederci, viva l'Italia. Ah no, fermi tutti. Fermi un attimo. Vai. Devo andare? Attenzione. Uno. Si può fare una domanda? Accio. Ti voglio bene, qualunque sia la domanda. Quando mi avevate in parte già un po' risposto prima, così, ma appunto io ho conosciuto Luca Babini perché un giorno vedo dei like su Instagram, vedi dei like, ogni tanto vai a vedere chi mette like sulle tue foto, vedo Luca Babini, andiamo a vedere le foto. Io, Stefano Vergari. Ciao. Una volta ci siamo appunto scritti. Sì. Ma che è le foto che fa questo Luca Babini? Mi mette il like, poi mi sembravano un po' troppo belle. Vado a vedere, scopro la carriera di Luca Babini e poi dico. Ma anche poi, proprio per questa cosa che ogni tanto su Instagram vedi persone che mettono delle foto ignobili o ripetitive e migliaia di like. E gli scrivo, ma se comprano. Sì, ma io non ci voglio credere, in qualche cosa non ci riesco a credere. Perché secondo me c'è una formula, qualcuno incominciano a mettere, perché ci sono questi influencer che seguono certe tendenze, se piace la foto di uno che salta, che sembra che si libra nell'aria, allora quelle cose lì avranno 10.000 like, allora divento un influencer. Però io dico, ma faccio una domanda, gli scrivo su Instagram, ma guarda, mi fa molto piacere perché è anche carino che sia lui o il suo assistente, che io veda spesso dei like alle mie foto da parte sua, ma sarà vero, non sarà vero, ma è piacevole, no? Tutto sommato. Allora gli scrivo, ma sei tu che metti like, cose varie, perché ci vuole. Sì, è vero, e lui ha anche risposto, cioè ha risposto, abbiamo avuto certo tutto risposto. E quindi dico, ancora il tempo. Scusa, non è da niente. Vorrei dire una cosa che non abbiamo. Grazie che per la non domanda, ma domanda. Sì. Si chiamano social media, si chiamano lonely media. Sì, mi faccio i castinieri, no, media. Esatto, quello che mi hai dimostrato che un fotografo come Luca Babini prende anche oggi che siamo oberati,
dal controllo e cosa dobbiamo fare, e il lavoro che va lui ha preso 2 secondi per rispondermi, un leggero scambio di risposte, ed è stato molto carino da parte mia, e mi ha dimostrato che quello che lui fa con passione è anche quello che mi ha dedicato in quel momento, che è stato uno scambio su Instagram. È un po' che lo diciamo spesso, ma quelli bravi bravi sono bravi in tutto, sai, cioè nel senso che no, davvero, cioè sono anche più i più sociali, i più gentili, i più carini. Lui poi, adesso non voglio fare un santino, ma è veramente un uomo meraviglioso che spero mi renda i soldi che mi deve. Ho preso il coraggio. No, hai risposto un po' te con i soldi che ti devo. Infatti, volevo chiedere come fai a farti pagare adesso, magari che sei famoso, ma all'inizio le foto come facevi a farti? Come facevo a farmele pagare? Come hai cominciato a guadagnare soldi? Diciamo, credo che sia in che modo ha cominciato a vivere? Alla fine dici, cosa vendi? Vendi foto? Come riuscivi a farti pagare le foto? E come ti fai a pagare i pomodori, scusa? Pomodori li mangi, le foto... E le foto le guardi? Sono prodotti, la foto è un prodotto. La difficile che trovo io è quella, quando faccio delle foto. Se devono servire a qualche... capisci? Se tu fai dei ritratti... Vabbè, ma è ovvio, se no, le commissioni non è così. Del canale... Però io, esatto, all'inizio sto dicendo... I canali di vendita sono... Io quando chiedo i soldi mi dici, no, non li ho. Sì, comunque anche su, non abbiamo parlato, non ne voglio parlare perché non voglio scoraggiare nessuno, anche sui guadagni della fotografia ci sono dei bei miti, perché comunque non è più come una volta. No, però voglio dire, è un po' il discorso che facevamo prima, no? Se tu offri un prodotto medio, diciamo, è molto difficile che ti paghino. Se tu offri un picco, un plus valore, capisci? Un qualcosa che faccia sì che uno dica, caspita, sta foto qui però ne ho bisogno in qualche modo, che sia un ritratto, che sia una piccola pubblicità, che sia... In quel modo lì i soldi te li danno, perché se no tu non gli dai la foto. No, ma ti spiego, io sto facendo adesso una mostra fotografica sulle botteghe di Milano. Ecco. Quando vado dal negoziante, quello si mette a piangere e dice, io non ho, già non ho soldi, non ho quello, ti prego. Senti, forse bisognava... ma l'idea è bella, come ha detto lui, la creatività. No, però forse bisogna andarci prima e dire, senti, io ti faccio una foto alla bottega, ma me li dai 2 soldi? Lui ti dice, fammi vedere che foto fai, e su quello decide, capisci? Dopo è un rischio, effettivamente. Bisogna, forse, come dire... Beh. Trovi un amico come te che poi dici, i soldi te li do. Va bene, c'è qualche altra domanda? No, allora salutiamo Luca Babini con un grande applauso. Ciao Luca.